sfiorano le 5.000 unità, sono circa 4.700 unità sparse in tutto il territorio regionale. Abbiamo visto i dati di oggi hanno una importantissima e rilevante anche azione sui dati turismo in Italia. Siamo oltre un quinto degli dati turismo italiani, gli dati turismo in Italia sono poco meno di 23.000. L'economia toscana conta molto sul comparto degli agriturismi, se ne è parlato al workshop ospitato dalla Casa dell'Energia di Arezzo dal titolo L'agriturismo di campagna amica, protagonista del territorio, organizzato da Coldiretti. Ospitare delle eccellenze del territorio, delle eccellenze produttive della nostra toscanità, della nostra retinità, è importante perché l'agriturismo e la realtà rurale diventa direttamente attore all'interno dell'economia cittadina. Al centro della mattinata una tavola rotonda alla quale hanno partecipato e portato il loro contributo enti ed istituzioni regionali e provinciali ed i vertici nazionali di Terra Nostra, che si sono concentrati sui temi legati all'importanza della crescita e dello sviluppo della cultura dell'ospitalità rurale, del cibo del territorio, del paesaggio e della biodiversità. Arezzo in Toscana rappresenta oltre il 10% per presenza di strutture. La speranza adesso è che l'emergenza coronavirus non danneggi in maniera importante tutto il settore. Allora, noi ci siamo attivati subito con una grande comunicazione che non è quella dei dati o dei problemi. Noi stiamo facendo girare una campagna social in primis realizzata dalle facce dei nostri imprenditori e dei nostri agriturismi, facendo vedere i nostri territori e facendo venire voglia di venire in azienda, cioè distogliendo sostanzialmente un po' l'attenzione da questi problemi che ci sono ed esistono, che devono essere gestiti e sono gestiti al meglio dalle regioni e dallo Stato, però per far tranquillizzare le persone in questo momento un po' di tensione abbiamo cercato di intraprendere subito questa attività di comunicazione fatta al positivo, cioè venite in un'azienda agrituristica, venite nel territorio, riscoprite i paesaggi meravigliosi, la natura e la cucina contadina con la tradizione all'interno. Poi qualcos'altro ci metteremo a fare, sicuramente è un'emergenza quasi di questi giorni, per cui un po' alla volta cerchiamo di mettere in campo cose nuove. Un evento come questo è anche volto a far vedere che noi l'unica cosa che sappiamo esportare è la bellezza e l'unicità del territorio aretino. E quindi spero che molti ci ripensino e continuino a venire a visitare i nostri territori e la nostra campagna. Ovviamente l'Italia è e rimane il paese più bello al mondo, quindi potranno metterci in quarantena quanto gli pare, ma prima o poi la quarantena finirà. Va capito nel momento in cui questa situazione di difficoltà persista cosa dovremo fare per cercare di sostenere le imprese e le aziende che comunque sia sono fondamentali in questo settore, tipo rivolgersi forse anche molto di più al mercato interno in questa fase.